Queste immagini, in cui il rapporto tra l'uomo e la terra vive una sua arcaica, cadenzata, millenaria frequentazione, che il succedersi del tempo ha potuto magari trasformare nei modi, nelle forme e nei mezzi, sono parte e patrimonio di luoghi, aspetti e tradizioni che nel Tavoliere e nei periferici cordoni collinari che collegano la Daunia al Molise, alla Campania e alla Basilicata assumono il significato di un appuntamento quasi mitico che nessun evento è tuttavia mai riuscito a sopprimere o a modificare. Alle soglie dell'estate, i campi opulenti e maturi esplodono di rigogliosa e mobile superficie dorata mossa dal vento, rotta un tempo dalle presenze e dalle pittoresche, cantilenanti voci dei mietitori che, con la rudimentale falce affilata sulla pietra, recidevano le spighe e le adagiavano in covoni sparsi tra le ruvide stoppie infuocate dal sole. Poi le più rumorose trebbiatrici vennero ad accelerare, ad accorciare i tempi materiali del raccolto e molti di noi ricordano chiaramente i rombi delle trattrici che nella scenografia delle pianure roventi di Afa e di Calura azionavano puleggio e meccanismi rotanti ad esse collegati nel ritmo di quei contegni sgargianti di rossi purpurei e modulati talvolta secondo una scala cromatica sbrigliata e fantasiosa. Con il sopraggiungere della motorizzazione anche nelle campagne e in conseguenza della sempre maggiore carenza di personale, trasferitosi verso altre contrade e soprattutto verso i grandi centri industriali del nord, sono comparse le più agili, autonome e funzionali mietitrebbie, ad ereditare e a perpetuare il lavoro ancestrale degli avi e a trasformare in prodotto destinato all'alimentazione la fragranza di quelle spighe di grano di diverso tipo e di differente qualità. Ma se il tempo ha operato una metamorfosi, talvolta addirittura radicale, su alcune abitudini e su taluni comportamenti, immutata è rimasta non di meno la sacralità di certe tradizioni e di certe consuetudini legate al mondo contadino, il quale, proprio nel campo dell'alimentazione, non poteva non servirsi di quello stesso grano che, ridotto in farina, veniva affidato alla solerte capacità delle donne del posto perché ne facessero, unitamente al pane, cibo quotidiano, tanto per le mense dei poveri, quanto per quelle dei cosiddetti signori. Ed una posizione preminente era riservata all'orecchietta, che, confezionata in tutte le famiglie, ha accompagnato stagioni di lavoro e particolari solennità religiose, fino a diventare, con il trascorrere degli anni e con l'avvicendarsi delle generazioni, il simbolo stesso di un mondo e di un'epoca che ancora oggi vivono in noi come segmenti di una umanità che la civiltà definita del progresso ci sospinge sempre più a rimpiangere o a considerare perduta. Proprio per tenere desto quel legame con le proprie radici, l'Associazione Sant'Agatese Torino ha voluto, tra le sue molteplici ed encomiabili iniziative, dedicare una cadenza annuale alla celebrazione dell'orecchietta, istituendo quella sagra che è giunta ormai felicemente alla sua quinta edizione. Dozzine di donne che hanno appreso sapienzialmente dalle madri e dalle nonne l'arte di confezionare con le mani il caratteristico prodotto pugliese preparano per tempo chili e chili di orecchiette con tutti gli ingredienti occorrenti
ma soprattutto con il fervore di quella passione che non possiamo non rimarcare ed evidenziare per l'impegno quasi devozionale profuso in questo rito casalingo, il quale profuma ancora di sole, di aria pulita, di cieli tersi, di campi estesi, nonché di genuinità e di fragranza. All'occasione si apprestano gli utensili che ci è premurato di conservare e di tenere a portata di mano, per ripristinare in ogni circostanza propizia l'opportunità di servire un pasto diverso dai soliti menù standardizzati che la moda e la pubblicità di volta in volta suggeriscono, propinano o addirittura impongono. È quasi la difesa di una propria libertà di inventiva. È come la reazione della personalità che non vuole essere fagocitata dal progresso di massificazione a rivendicare a sé l'autonomia, sia pure nell'ambito della famiglia, nel gestire i rapporti umani intorno al desco periodicamente ricomposto nei giorni di festa o di specifici accadimenti. Molti di noi si ritrovano pienamente in questo appuntamento autunnale che, tenuto a battesimo presso il ristorante Biagini di Castiglione Torinese, è stato confermato nelle sue fasi successive con quella tipica aria di festosa cordialità che è nel cuore e nella mente di tutti coloro i quali hanno avuto la possibilità di trascorrere una giornata tutta particolare per espressioni, per linguaggio, per argomenti, per gusti e per sapori. La preparazione del sugo, l'equilibrio e la dose dei condimenti, la bontà dei loro aromi, l'attenzione rivolta ai tempi di cottura, tutto concorre a fare di un incontro simposiale una circostanza in cui la festa e la spensieratezza la fanno da padrone, dimenticando per qualche ora la spietata cadenza dei ritmi di lavoro, la frenesia dei gesti che quotidianamente ci tiranneggia, le nevrotiche sequenze di un vivere secondo schemi di irreversibile automatizzazione,
La superficiale epiteliarità dei rapporti interpersonali verniciati di conformismo e di formalismo, in ossequio ai modelli suggeriti dalla vita d'oggi, dove il cosiddetto benessere comporta parecchi sacrifici e richiede talvolta persino la sclerosi degli affetti più sinceri e degli slanci più istintivi. La tradizione vuole che un riconoscimento ufficiale venga conferito come segno, modesto ma tangibile, di stima e di gratitudine a quante hanno spontaneamente contribuito a creare con le proprie mani migliaia di orecchiette, convogliandovi tutto lo zelo e l'amore di cui sono capaci, allo scopo di dare un consistente impulso alla riuscita e al successo di una manifestazione che è tra le più sentite ed intensamente vissute delle iniziative volute e promosse dall'Associazione Sant'Agatese Torino. È la dimostrazione palpabile ed inconfutabile di come ci si possa ritrovare, discorrere, rievocare, divagare e conversare intorno ad un piatto nato in casa, legato a tante vicende della terra di Puglia, a tante lotte contro le imprevedibili inclemenze degli elementi naturali, contro situazioni sociali non sempre accettabili, contro quella stessa sorte di cui sono testimonianza le facce scavate dei nostri vecchi e le mani rugose, nodose, callose, di coloro che dialogavano continuamente con le asperità dei solchi arsi dalla siccità. Attesa consolazione per tante vicissitudini, per tante stentate vittorie ottenute con abnegazione, con tenace ostinazione, era molte volte un piatto di orecchiette, recato in tavola dalle mani premurose della propria compagna, tra l'ansiosa aspettativa dei bambini taciturni, consapevoli di tutto e già più maturi di quanto non comportasse la loro età. Se in altre circostanze un convito gastronomico può essere inteso come mera e semplice evasione, come un casuale momento per assaporare vivante prelibate, decantate come specialità del luogo o come quintessenza di valentia culinaria, nella sagra delle orecchiette non esiste nulla di tutto questo, perché regina della mensa è per una volta l'umile figlia di quel grano che per secoli è stata ed è tuttora la risorsa del tavoliere. L'orecchietta ormai fa parte della storia medesima della nostra gente, gente della quale ha accompagnato gioie, attese, speranze, amarezze, successi e sconfitte. Ed è giusto, oltre che naturale, che l'uomo del telefono in ogni ambiente, dell'auto pluriaccessoriata, del televisore dai 100 e più canali, si porti appresso anche nella congestionata metropoli delle recite obbligate, in ossequio a quello che è il vivere moderno, il ricordo di un mondo semplice e modesto, nobile e dignitoso, da consegnare a coloro che verranno come un messaggio da non trascurare, da non misconoscere o rinnegare. In quel mondo, di cui l'orecchietta è voce presente, sono rinvenibili le radici di un'esistenza in cui la fiducia in se stessi e nel prossimo ha una irrinunciabile, insostituibile funzione di stimolo nel cammino verso un futuro che non dimentichi il passato.
Con il titolo Il Portale e la Pietra, la sezione Sant'Agata di Puglia dell'Archeo Club d'Italia e il Comune di Torino presentano agli antichi chiostri di via Garibaldi una interessante mostra fotografica. Si tratta di una rassegna di reperti che documentano una forma di architettura minore, ricca di fantasia e spontaneità. Sono caratteristiche queste ultime che emergono soprattutto là dove gli ignoti scalpellini hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, incidendo nella pietra di Apricena e di Trani, o semplicemente nei macigni recuperati sul greto dei torrenti, mascheroni e demoni, bizzarri animali o anche immagini sacre. In altri casi compaiono stemmi araldici o semplici motivi ornamentali, comuni, questi ultimi, a tutte le abitazioni, anche le più umili, di Sant'Agata di Puglia. C'è come elemento unificatore di queste eterogenee forme espressive il bisogno di lasciare una testimonianza, di firmare una presenza che esprime comunque il gusto e l'amore per le cose.